riscontri, diciamo, scientifici, ecco, la dottoressa Esposito, se vuole. Sì, abbiamo fatto un accertamento, innanzitutto abbiamo inviato da Napoli una squadra, che è una squadra speciale che interviene appunto in casi un po' più particolari, che è l'unità analisi crimini violenti, che ha collaborato col personale della polizia scientifica che noi abbiamo a Maddaloni per fare degli accertamenti tecnici più specifici e mirati, poiché appunto le investigazioni di polizia giudiziaria, perché noi interveniamo a sostegno di una teoria investigativa, come ha detto correttamente il procuratore. Le indagini di polizia giudiziaria lasciavano ipotizzare che la scena così come si presentava non era chiara, per cui abbiamo agevolato abbiamo confermato la loro teoria investigativa dimostrando che c'erano delle tracce di sangue rilevate tramite questo accertamento che si chiama appunto Luminol, che consente di evidenziare tracce ematiche latenti, cioè il sangue era stato pulito, ragion per cui evidenziando che la scena del crimine era stata alterata, per cui il sangue era stato pulito, abbiamo dato sicuramente conferma a quella che era una tesi investigativa della polizia giudiziaria.